Sì, vice sindaco, cosa risponde a queste proteste dei cittadini? Cioè, sarebbe, quali sono le proteste? Beh, l'amministrazione non risponde alle sacrosante lagnanze dei commercianti. Sì, a cosa? Mi deve... Lega i cartelli, no, lega i cartelli. Mi deve dire lei cosa devo rispondere io ai commercianti. Rispetto alle problematiche sottoposte, no, non dobbiamo minimizzare con i cordoli. Il fatto dei cordoli è il rispetto della legge. Non è i cordoli, il problema della tassazione. Lega quello che c'è scritto, tutti i cartelli, non bypassi il problema. Perché ci sono le persone. Non parliamo dei cordoli. Stanno prendendo multe. No, non c'entrano i cordoli, le problematiche della tassazione, le festività di Natale che non riceveranno nessun contributo. Guardi, per le festività di Natale l'amministrazione comunale deve addobbare le piazze pubbliche, perché è giusto che sia così. Se poi i commercianti ritengono opportuno fare gli addobbi, ben vengono, ma se, come fanno in tutte le altre. Ma perché non avete risposto alle loro convocazioni? Perché non avete risposto alle richieste che Confcommercio, le richieste di incontro che Confcommercio vi ha avanzato? Perché? Guardi, io credo. E dov'è il sindaco oggi? C'è l'assessore alle attività produttive che al momento opportuno convocherà i commercianti. Perché ma è passato parecchio, qui la gente è esasperata. Ma guardi, io gli ho risposto a quello che lei mi sta dicendo, quindi non ho da dire altro. Sindaco, perché non viene a parlare con noi? Vice sindaco! Perché non viene? Perché non viene, vice sindaco? Può esserci una città di più, non ti nascondere. Può essere. Sindaco, non ti nascondere, vieni a parlare. Vieni a parlare. Vieni a parlare. Vieni a parlare. Io ho già fatto le dichiarazioni. Mi ha fatto l'intervista e io ho fatto le dichiarazioni. A lui. Ma deve parlare con loro, non con me. Ma certo, siccome lei mi ha fatto delle domande. Ma risponda ora. Allora lei mi ha fatto delle domande e ora ce l'ha davanti, risponde. E quindi ho risposto già. Non si sottragga. No, guardi. Deve rispondere. Pagano le tasse, risponda. Allora innanzitutto noi non siamo risponda. Arroganti. Sto rispondendo. Allora innanzitutto noi non siamo arroganti. Tenete presente che voi avete bloccato un consiglio comunale. E questo non è dato dalla legge, no? Se loro hanno chiesto di parlare, non hanno all'amministrazione comunale. No, noi in consiglio comunale non abbiamo avuto nessuna. Allora dicono Giangrande, dice Lonoce che voi non avete mai avanzato richieste di incontro. Sei un falso! Fascicoli di roba vi abbiamo mandato! La PEC mi ha data 15 giorni fa, dove sta? Dove sta? Voi oggi avete sospeso cosa? Come avete incontrato l'assessore alle attività? Il caffè! Succede nel Battisti, vieni a prendere il caffè! Ma non l'avevi visto? Certo, io mi sono! Come non è vero? La PEC mi ha data 15 giorni! Non è vero! È pubblicata oggi sulla Gazzetta, è pubblicata oggi anche in via Cesare Battisti, come lo vado a prendere sui tamburi, come lo vado a prendere in via Liguria. Ma lei lo vede il centro della città e le piace il centro della sua città e pensa che in questi 10 anni abbia fatto dei passi avanti? Le piace il centro della città? Le piacciono le saracinesche? Lo sta dicendo lei, che cosa? L'abusivismo, stanno parlando dell'abusivismo. Dell'abusivismo si stanno occupando sia i vigili urbani sia i carabinieri. I vigili urbani stanno qua, stanno! Ma dove cazzo stai? Stai a Taranto tu! Qua ce ne sono! Devi moderare le parole. Innanzitutto devi moderare le parole. Certo che parlo bene. Queste sono le richieste di 3 anni fa, sembrano disattese, anzi 4.